pensiamo di essere utili e nello stesso tempo riceviamo anche molto da queste persone, perché, ripeto, è un mondo diverso da quello a cui siamo abituati. È una capanna un po' sui generis, però rispecchia lo stile di certe persone ed è giusto che sia così. Questa deve essere la loro casa, purtroppo no, perché non c'è l'accoglienza notturna, però perlomeno per un posto, un posto d'incontro. Ecco. Federico sarebbe orgoglioso. Sì. Si commuove Maria Grazia Bindi, presidente della Fraternità Federico Bindi, intitolata al figlio scomparso. Il centro diurno per senza tetto, che si trova ad Arezzo in via Chiassaia, offre importanti servizi come la lavanderia, la possibilità di farsi una doccia, la prima colazione. Una risposta ai tanti bisogni di chi una casa per svariati motivi non se la può permettere. Federico, assieme ad uno dei fondatori della fraternità, Cristiano Rossi, a metà degli anni 90 fece nascere una delle prime mense per poveri. Ma a queste persone non si offre solo un sollievo materiale, qui c'è ben altro. L'associazione soprattutto si qualifica, se così si può dire, se mi è permesso usare questo termine, non tanto per il servizio che dà, che sono la prima colazione, la merenda, il servizio di lavanderia che diamo soli, credo, in tutta la città, e il servizio di docce che, come dicevo, sopperisce anche alle carenze del dormitorio che ha solo una doccia con il boiler elettrico. Però quello che ci caratterizza, che vogliamo che ci caratterizzi, è anche lo stile con cui ci relazioniamo con loro. Noi vogliamo che questa sia una grande famiglia in cui loro trovino accoglienza, aiuto materiale sì, ma anche aiuto morale. Questo deve essere un passaggio. Non vogliamo fare assistenzialismo o non vogliamo fare puro assistenzialismo. Assistenzialismo quando c'è bisogno, ma noi cerchiamo di aiutarli a decollare. Ci occupiamo a uno dei loro problemi e cerchiamo di istradarli attraverso agenzie interinali o attraverso altri canali per inserirli nel mondo del lavoro, perché il problema di fondo è questo, è la carenza di lavoro, perché la crisi dal 2008 non tende a diminuire. All'inizio gli ospiti erano circa 50% italiani, 50% stranieri, con prevalenza di africani ma anche molti pakistani. In questo momento abbiamo verificato che sono più gli italiani che gli stranieri. Più gli italiani che gli stranieri, sì, e questo ci dovrebbe fare riflettere, questa cosa.